Il disco chiude trasparente, poi abbiamo il vino si muove con una buona complessità, con una buona consistenza, pardon, formando degli archetti di media regolarità con un buon indice di lacrimazione. Al naso anche questo è molto pungente, direi quasi che anche questo in questo caso abbiamo un sangiovese come un sangiovese di Romagna, che è sempre questa nota pungente, quasi legato un po' alla volatile, però non così, diciamo, caratterizzato da una nota negativa. Comunque il vino si presenta intenso, con una buona, con una discreta finezza e una buona complessità. Qua abbiamo delle note di frutta rossa più cruda, quindi delle note di fragola, delle note di lampone, e caratterizzato da una polpa rossa, quindi più matura che non in forma sottospirito. In bocca il vino si presenta secco, di media pungenza, con delle note, con le note morbide che sono caratterizzate più dall'alcol che non dai polialcoli, sostenuto una buona struttura, sostenuto da una buona freschezza e anche la piacevole sapidità. Anche qua la trama tannica è fitta, con un tannino, con una qualità del tannino minuto, più maturo rispetto al campione precedente, dove abbiamo anche la partecipazione dei tannini nobili del tedallegno, quindi più in armonia rispetto al campione precedente. Abbiamo anche un discreto equilibrio tra le note dure e le note morbide. Abbiamo un vino che potremmo lasciare in cantina, che di questo prevede un margine di miglioramento nei prossimi 3-4 anni, dove possiamo servirlo su degli spaghetti tradizionali di origine della trafila ruvida, con un sugo di castrato molto particolare, magari servito con un pizzico di rosmarino. Un vino che direi che anche questo sangiovese di Romagna.